Chiara, tu sei il personaggio forse più luminoso dei quattro, perché poi rappresenti, come dire, il sentimento anche, l'innamoramento pulito per il protagonista in qualche modo, no? Com'è stato per te affrontare il personaggio? Che cosa c'è di tuo anche? Intanto buonasera. Io ho affrontato veramente il personaggio nella maniera in cui forse racconta Leonardo del mio videomessaggio per fare il provino, nel senso che le informazioni che avevo recepito erano quelle di una ragazza di una zona popolare di Roma che sì, molto, molto bella, però non la bella e basta, la bella con delle grandi mancanze, perché ovviamente non ha una madre, ha un padre che non l'ha mai seguita, non è mai stato un punto di riferimento e per di più è una ragazza che non sa esattamente che cosa vorrebbe fare nella vita, per cui prova appunto a fare le selezioni per fare le veline e manda a quel paese il gabibbo in diretta. Per cui per me quello è stato lo spunto per... Senti, ma questa videolettera di Pieraccioni, questo messaggio a Pieraccioni, esiste davvero? E cosa fai lì? Com'è? Cioè... Allora, questo infatti ti dicevo che quello è stato... No, quello è stato lo spunto, le informazioni che avevano sono state proprio lo spunto per anche per iniziare e per fare il provino, per affrontare il provino, per cui la lettera esiste davvero e ho pensato che come Anna, il mio personaggio, mandava a quel paese il gabibbo, anche io per vincere il provino forse potevo mandare a quel paese Leonardo Pieraccioni, per cui l'ho fatto in maniera sfrontata, però sempre ironica, nei toni tipo, di Anna. Tu dovessi rifare 5 secondi? No, non lo rifarei. Ma esiste, c'è sul web? No, non credo. Non c'è. Non lo so. È un mito, non è un mito. Forse diventerà leggendario, ma io mi auguro che non lo vedrà mai nessuno. Ho capito. Senti, e invece tu prima che cosa avevi fatto di televisione, cinema? Io ho iniziato quando avevo 6 anni e a 16 anni ho fatto tanta televisione, fino a 16 anni. A 16 anni ho avuto l'opportunità di lavorare con Bernardo Bertolucci, ho fatto un cortometraggio che è andato a Cannes, dopodiché dai 18 ai 20 ho lavorato 2 anni per la BBC e l'HBO, ho fatto una serie americana in inglese. E come l'hai girata? L'abbiamo girata a Roma, ma era tutta in inglese, Rome. Dove hanno mantenuto la mia voce, ero l'unica italiana, per cui sono stati 2 anni di scuola per me, 2 anni pazzeschi perché ho girato con 24 registi diversi ed erano tutti i registi di Sex and the City, Six Feet Under, Desperate Housewife e via dicendo. Dopodiché ho fatto... In inglese hai girato tu? Sì, ho girato in inglese. Ho fatto molta televisione e poi ho avuto la fortuna di fare Notte prima degli esami oggi, 3 metri sopra il cielo, I liceali in televisione, e Amore, biologia e calcetto di Luca Lucini, dove ero l'amante di Bisio. E poi approdiamo... Hai fatto più film di Pieraccioni praticamente? No, assolutamente no. Tu ne hai fatti 11, tu arrivi a 6. No, di film non l'ho mai contati, ma lavoro da quando ho 6 anni, considera che ne ho 29, per cui... Ti hanno già detto somiglia a Scarlett Johansson, sì. Me lo dicono e io proprio, cioè... No, beh... Adoro questa cosa perché mi piace da morire, per cui... È vero, ma ci giochi anche, cioè, No, perché non ci credo tanto, però mi piacerebbe veramente molto. Soprattutto da qui in su... Sì, addirittura è successo che un mio amico, i primissimi film che fece Scarlett Johansson, che si... insomma si... La ragazza dell'orecchino di perla, un mio amico mi chiamò e mi disse ma che hai fatto questo film? Dico no, non sono io. Rifacciamolo la ragazza magari con l'orecchino di diamante. Speriamo che il Woody Allen italiano si accorga di me. È vero, qual è il Woody Allen italiano, il regista con cui ti piacerebbe lavorare dopo Pieraccioni? In realtà mi piacerebbe moltissimo lavorare con Ospetek, veramente molto. Che è molto attento anche agli attori. Stimo davvero molto, è attento agli attori e le sceneggiature sono veramente molto valide. E prossimamente ci sono dei progetti di cinema?
di cinema sto realmente aspettando delle risposte. Di televisione ho finito di girare una fiction per Rai 1 e ne sto iniziando un'altra. La fiction che stai finendo di girare qual è? Quella l'ho già finita, è Il Restauratore. Ah, con Buzzanca. Con Lando Buzzanca, e invece sto iniziando questa cosa con Gigi Proietti. Che si chiama? E il titolo non è ancora definitivo. Okay. E che ruolo hai sia nel Restauratore che nella prossima? Guarda, nella prossima sarò una ragazza con grandi problemi di personalità, per cui è un ruolo molto drammatico, assolutamente diverso, completamente diverso da questo. E in quella precedente ero una ragazza che subiva violenza, per cui insomma una cosa quindi di denuncia sul drammatico, assolutamente di denuncia contro le donne, così come avevo lavorato con Liliana Cavani, uguale avevamo fatto due puntate per Rai 1 contro la violenza sulle donne. Mentre nel film di Leonardo c'è stata una scena per te più impegnativa, più complicata anche da fare? Ma tutte sono state impegnative, anche perché io avevo il batticuore dal primo giorno delle riprese. Per cosa? Perché comunque ero emozionata, cioè per me era Leonardo Pieraccioni, per cui la notte prima del primo giorno di riprese non ho chiuso occhio. E sono arrivata tremando. Iniziavo per essere una comunque già il batticuore per il personaggio. Sì, per il personaggio sì, però insomma in quel momento poi devi anche cercare la concentrazione, certo. ma io perlomeno per me quello che riesco a fare è cercare di canalizzare tutte l'emozione e inserirla nel personaggio, sfruttarla per il personaggio, per cui poi da lì viene tutta la sfrontatezza e la superficialità da bambina del personaggio di Anna. Dove l'hai trovata poi la forza per scioglierti, diciamo? No, proprio prendendola dalle mie emozioni, per cui le ho catalizzate, canalizzate in quel settore, facendo sì che rientrassero nelle corde di Anna. Ok. Anche perché io non mi sento Anna, assolutamente. Tu come sei nella vita? No, sono molto più timida e riservata. Timida. Anche lei è timida. Beh, insomma, non è proprio non timida. Non glielo dice proprio, gli fa tutto un giro di parole. Ma non è proprio timida, è una insomma che sì, ma vorrebbe, ma poi in realtà neanche lei sa bene che cosa vuole. Lei sì. non è timida caratterialmente, è una che dice subito quello che pensa, che sì. Non si fa alcun tipo di problema appunto nel mandare a quel paese il gabimbo o nel tirarsi giù i pantaloni. Il problema è che non ha... Poi se hai un padre come Ceccherini... Sì, poi se hai un padre come Ceccherini, ma è proprio quello il problema. Il problema è che in realtà lei è una che vive tra le nuvole, ma proprio per questa carenza di sentimenti e di affetto non ha mai avuto un punto di riferimento, per cui non appena arriva Arnaldo Nardi dentro casa, per lei è un padre, un fratello e un possibile uomo da sedurre. Va bene, io ti ringrazio. Grazie mille. Complimenti. Grazie. C'è lui, vedi.